Il Salone San Germania a Varazze, fascinose barche a vela anni 50-60 dal cuore tecnologico rifatto. Ora parliamo di nautica, la rassegna San Germania, la Marina di Varazze, celebra l'innovazione tecnologica senza rinunciare alla tradizione. Per noi è andato Giorgio Speppia. Bellezza classica, linee pulite ed eleganti. Nelle acque davanti alla Marina di Varazze le barche dello storico cantiere di Lavagna San Germania. Da quattro generazioni un'idea di nautica che tiene assieme tecnologia all'avanguardia e un'estetica che prende a piene mani dalla nostra tradizione. Ci interessa dare l'impressione di avere sempre per le mani una barca degli anni 50-60, anche se poi c'è un cuore dentro che è del momento, tecnologicamente del momento. Come mai proprio anni 50-60? Perché erano le barche più belle che si facevano. A Varazze mostra 17 imbarcazioni, un evento, questa seconda edizione del Raduno San Germani, che riprende una tradizione che si era interrotta qualche anno fa. Si è tenuto sino ai primi anni 2000 a Portofino, poi una tradizione che si è persa. L'anno scorso abbiamo deciso, d'accordo con l'amico Cesare, di riprendere questo cammino e di celebrare questa unicità che abbiamo in Italia tra le barche più belle del mondo. Tra le barche a vela che fino a domani saranno alla Marina di Varazze, oltre al sogno dei 30 metri di questa Masayume, anche Artica, un'imbarcazione del 1956 voluta al tempo dalla Marina Militare per regate atlantiche e tuttora utilizzata come nave scuola. La testa si svuota nel senso positivo, ecco, perché uno con questa barca torna un po' indietro negli anni, ecco, avvicinarsi a barche di oggi notevolmente performanti con una di queste barche fa capire quella che è l'evoluzione che c'è stata, ma invece fa capire anche quanto una barca di questo genere ancora oggi possa dare.